Siamo con Olindo Torraca, che doveva essere un protagonista candidato sindaco alle prossime elezioni elettorali, invece qualcosa è cambiato nel tuo scenario Sì, futuro. esatto. Spiegaci. Cambiato perché innanzitutto ringrazio le persone che mi hanno sostenuto e che mi avrebbero appoggiato in questa scelta. Sicuramente una scelta forte, una scelta che mi è costato sacrificio, in quanto sono 7 anni che seguo la politica legnanese, mi sono appassionato alla politica locale, il consenso che ho ricevuto è stato importante. Ho già comunicato alle persone che avrebbero aderito Tua lista. alla lista. Della rinuncia. Non si è fatto avanti nessun altro, quindi in buona sostanza non se ne fa nulla per questo mandato. Ecco, tu avevi una lista civica Sì, e ti esattamente. saresti riunito con altre liste civiche secondo un progetto che si sente, di cui si sente parlare? Allora, Oppure saresti rimasto da solo? c'era l'idea di questo progetto, francamente all'inizio un po' mi ha entusiasmato, poi ho visto le persone che si erano rese attive e partecipi, non avrei rinunciato perché la scelta era quella proprio di Da quello da solo. correre da solo, sì. Con la tua esclusione rimaniamo con chi? Con Centinaio e con Fratus dall'altra parte, anche se dall'altra parte Fratus non è ancora ufficiale che il centrodestra corra Allora, con lui. Marco, a Legnano c'è una questione che francamente è un po' sbalorditiva. Viviamo nell'epoca delle alleanze, quindi tutto il mondo cerca di allearsi, la politica cerca di allearsi per avere un comune obiettivo, che in genere si dice il bene dei cittadini. Qua stiamo andando esattamente nella direzione opposta. Queste alleanze sono saltate, sia nell'area del centrodestra, sia nell'area del centrosinistra. L'unico che rimane saldo, però a Legnano non ha un grosso ampillo, è il Movimento 5 Stelle. Io mi auguro che il futuro sindaco abbia una visione diversa da quello che è avvenuto negli ultimi 25 anni e che dia uno sguardo maggiore a creare delle risorse che sono posti di lavoro. Non abbiamo attrattiva, non abbiamo industrie, le vecchie industrie ormai sono ridotte ai ruderi, dobbiamo dare spazio alla creatività dei giovani, dobbiamo dare spazio a sostenere le start-up, non solo dal punto di vista del sostegno a livello di formazione. Dobbiamo dare loro dei quattrini, dobbiamo investire 1 milione, 2 milioni di euro nostri, dei cittadini, affinché si possano creare 10, 15 start-up, dar loro uno spazio dove poter riuscire a operare e a lavorare e lasciarli sereno, perché oggi i ragazzi al di sotto dei 35 anni hanno un grosso potenziale e la politica li sta tenendo fuori. Stai parlando un po' da candidato sindaco adesso, anche se ti limiti all'imprenditore con il tuo salvapedone, Sì, giusto? allora la scelta è andata anche in quella direzione perché nell'ultimo anno, grazie a un intuito, grazie a un settore che in Europa avrà da qua ai prossimi 5 anni uno sviluppo di circa 20 miliardi e noi ci vogliamo entrare, ci stiamo entrando in punta di piedi, cercheremo in questo momento, anzi in questo momento ci stiamo già adoperando sul mercato italiano. Abbiamo avuto l'onore di essere invitati alla fiera più importante ad Amsterdam nel 2018, ci dobbiamo preparare ad aggredire il mercato europeo e non avrei avuto tempo per dedicarmi al 100% a fare il sindaco. È una rogna fare il sindaco a Legnano e la rogna a questo punto se la possono permettere soltanto alcune categorie di persone. I pensionati, chi è arrivato alla ciclo, alla fine della propria vita Lavorativo. imprenditoriale o persone che in buona sostanza sono state indicate dalle segreterie dei partiti. Io sarei stato una figura anomala, ripeto, mi dispiace, però lo sospendo perché tra 5 anni sicuramente continuerò a monitorare la politica legnanese, farò ancora il cane da guardia perché mi piace questo termine, fare il watchdog e continuerò ad abbaiare quando vedrò che le cose che fa la futura amministrazione non va bene, io gli starò sempre addosso. Quindi Olindo Torraca, non più candidato sindaco, ma imprenditore. Grazie Olindo, Grazie a te. grazie.